È evidente che c'è bisogno di interventi correttivi, sia sul piano delle procedure che sul piano dell'operatività di questi strumenti, ma soprattutto sulla stabilità del quadro regolatorio e amministrativo, che troppe volte modifica, anche con opere già in funzione, le prospettive di rendimento degli investimenti. Sappiamo benissimo che per attrarre investimenti non possiamo prescindere da un intervento sul contesto normativo. Condivido quindi le riflessioni del Presidente sulla stabilità, la chiarezza e la certezza normativa. Per attrarre capitali privati, rispettare i tempi e i costi degli investimenti, realizzare i programmi previsti, dobbiamo avere un quadro di regole stabile e certo.